Ciao a tutti, stavolta siamo impegnati a portare da mangiare i cani della zona industriale. La situazione è peggiorata perché c'è tantissima neve, infatti faremo un'altra strada, faremo la strada asfaltata, niente campagne, niente panorama, rifiuti, immondizia e neve, ma vedrete solo la strada piena di neve, ghiaccio e fango. Da premettere che ho le gomme lisce e ieri stavo uscendo fuori strada. Grande, continua così. Ma la guerriera non si ferma. La guerriera va avanti. Sta nevicando, come potete vedere. Anche con le gomme lisce. Anche con le gomme lisce. Stamattina sono andata a portare da mangiare i cani a piedi, sono anche caduta. Nonostante, peccato, vabbè, non averlo ripreso. No, guarda, no, sarebbe stato troppo. E niente, mo ci fiondiamo in questa avventura, perché comunque i cani devono mangiare. Oggi c'è anche la pezzolina dell'OIPA, non me ne sono dimenticata. E quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Abbiamo portato più cibo per il semplice fatto che se la situazione, come già si prevede, dovesse peggiorare, quindi non riusciamo più ad andare nella zona industriale, ci hanno da mangiare e da bere a sbafo, quindi non ce ne frega niente. E adesso siamo fermi al semaforo rosso. Vedo, fa un freddo da morire, non ce ne frega niente, qua abbiamo la luccia calda. Andiamo a vedere anche la situazione dei cani, cioè come stanno i cani, dove li troveremo. Speriamo di trovarli, perché tutti sarà difficile, molti scappano nelle casucce di campagna e si rifugiano lì. Gli altri sicuramente ci saranno, ci staranno anche aspettando. Vediamo un po' la situazione e speriamo di riuscirci, speriamo di riuscire ad arrivare, perché comunque c'è il ghiaccio per strada ed è davvero pericoloso, anche perché troviamo dei cretini che si divertono a fare i testa coda con le macchine, quindi dobbiamo andare veramente molto, molto piano, prima e seconda e si va. Qui per fortuna stamattina hanno tolto un po' di neve e ghiaccio, strano ma vero. Ecco, alcuni cani seguono per bene, un altro cagnolino, vai, qualche incosciente ci supera. Noi dobbiamo andare molto piano. I soldi per comprare le gomme buone non ce li abbiamo, perché noi investiamo tutto in cibo e quindi risparmiamo sulle gomme, ma almeno facciamo mangiare i cani, quindi. E poi non è che mangiano solo i cani, mangiano i cani, i gabbiani, le gazze, i passerotti, tutti, i gatti. Come potete vedere nel paesaggio, la neve, freddo, gelo, ghiaccio, e noi di San Severo non siamo abituati a questo, a questi disagi, perché comunque per noi è un vero e proprio disagio, visto che l'ultima nevicata risale a 30 anni fa. No, vabbè, non esageriamo. No, una nevicata così, sì, una nevicata così, io parlo. Una nevicata ad Acqua di Rosa, sì, l'abbiamo anche visto. Un giorno, massimo due. Ecco qua. Ma per fortuna che la zona è trafficata, quindi molto ghiaccio, molta neve è stata spazzata via. Per fortuna che qua ci vengono a lavorare le industrie e per strada non c'è nulla. Qualche cane sta già mangiando quello che trova.
Per molti siamo pazzi incoscienti, ma noi non ce ne frega ma niente, no. Perché siamo davvero pazzi incoscienti. Non dire la verità. Ma chi ve lo fa fare? Noi siamo pazzi. Chi ce lo fa non fare? Non dire la verità. Per favore. Ecco, ecco, ecco. Dove stanno? Loro non ci sono, ma noi sappiamo. Uno è lì. È lì. E gli altri sono lì. Al freddo e al giro. Noi ci vediamo tra pochissimo perché dobbiamo scaricare il cibo. Ciao ciao.